Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Allora, come vi avevo anticipato, ho fatto un cambiamento sulla legatura dei pomodori, ho messo i pali, l'avrete visto già sicuramente nell'altro video, e quello che non avete visto è quello che, di cui vi parlo oggi, è la legatura con il filo. Ne ho già legati alcuni, vi faccio vedere adesso il tipo di nodo che si fa, è molto semplice. È un tipo di nodo scorsoio le mani ovviamente non sono le mie sono quelle di mia moglie. Ecco, una volta che si è fatto il nodo scorsoio lo si fa passare sopra, si infila l'altra testa, si tira e si arriva vicino alla pianta come distanza. È un circa, lo vedremo anche dopo, una mano aperta, insomma un 10-12 centimetri. Vediamo ora però due tipi di legatura, io preferisco il primo, poi vi spiego il perché. Adesso vediamo uno dei due tipi di legatura, è il primo anno per me, quindi probabilmente chi lo fa da tempo ne sa più di me. Comunque mi sto trovando bene, ho già fatto una fila. Vi mostro brevemente il tipo che a me piace di più, che è quello che ho visto da Charles Dowding. Allora lui semplicemente affonda lo spago lasciandolo leggermente molle così dentro la buca, ci adagia sopra il pomodoro, chiude il tutto e a quel punto è già pronto per legare senza nodi e senza niente. E lo trovo più veloce di quello col nodo che vediamo adesso. Il secondo metodo che vediamo è quello classico, che vi dico a me piace un po' meno. Si mette la piantina, dopodiché ho già preparato qui lo spago, si lascia un 5 dita larghe, circa un 10 centimetri da terra, dopodiché si fa un nodo con un fiocchetto. Molto molto largo, ci passa ancora un dito dentro, vedete? Perché la piantina poi, oltre che in altezza, crescerà anche in larghezza. A questo punto la possiamo legare. Se avete la possibilità di scegliere, secondo me il primo metodo è il migliore. Si mette dentro lo spago e buonanotte, non ci si pensa più. Cioè si evita questa operazione di dover fare il nodino qua sotto. È roba di 30 secondi, però è una cosa in meno che si fa dal momento che la buca già la facciamo. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, me l'avevate chiesto in parecchi. Quest'anno ho voluto cambiare completamente, metterò ancora qualche canna perché ho troppi pomodori in questo metodo qui, con i pali ce ne stanno pochi di pomodori, quindi tornerò anche al metodo classico. Ho voluto sperimentare il metodo del palo, delle corde. Questa è una corda naturale, quindi quando le tolgo, se sono rovinate, le lascio semplicemente nel terreno, è corda biodegradabile al 100%, l'ho presa anche per questo. Questa, vi lascio la descrizione nelle note, ha un carico di trazione di 70 kg e un 3 mm, 3 mm, 3,5 mm. L'ho presa robusta apposta perché le piante poi quando vengono su, col loro peso, con il vento, insomma, questa con 70 kg sono abbastanza tranquillo, insomma.
Il video è praticamente finito, volevo solo farvi vedere questi due tipi di legatura. Se vi è piaciuto mettete un like, se volete condividerlo con qualche vostro amico che ha la stessa passione ve ne sono grato, mettete un like, iscrivetevi al canale, ci vediamo giovedì prossimo, buona giornata.